Dal 19 al 24 luglio il giardino di Palazzo Cisterna si trasforma in un teatro, ospitando la rassegna Notti Stellate. La gradinata con cui si accede al parco del palazzo si trasforma in un piccolo ed elegante palcoscenico su cui si avvicendano spettacoli, concerti e letture. Tre fratelli cubani e lo smarcello sferiale. L'iniziativa è stata pensata appositamente per il giardino di Palazzo Cisterna ed è diretta da Oliviero Corbetta dell'associazione Liberi Pensatori Paul Valéry. Il titolo richiama l'incanto delle sere estive, ma è anche una citazione di una celebre guida consultata dai buongustai. Le stelle non sono quindi soltanto quelle accese nel cielo di Torino, ma fanno riferimento all'agri aperitivo che viene servito al pubblico al termine dello spettacolo delle 19 e prima dell'inizio di quello delle 21:30, a cura dell'azienda agricola Cascina Aris. Il titolo Notti Stellate si riferisce al fatto che innanzitutto è estate, siamo sotto le stelle, siamo en plein air, come si dice, in un posto meraviglioso e quindi le stelle sono protagoniste. Poi però, siccome tra uno spettacolo e l'altro, perché la rassegna è organizzata in questo modo, c'è cioè uno spettacolo alle 19 e uno spettacolo alle 21, in quell'intervallo, al termine del primo spettacolo, noi possiamo offrire al pubblico un agri aperitivo, cioè serviamo delle delizie che arrivano da un agriturismo e quindi c'è anche il cibo. E in più abbiamo anche preso queste stelle, le abbiamo citate, e guarda caso quelle stelle ricordano anche un po' dei fiori. E quindi siamo sotto le stelle in un giardino fiorito a vedere e a sentire cose molto buone, molto belle, scusate, e a gustare del cibo molto buono. Durante questa rassegna si vedrà un po' di tutto, ci sono reading, ci sono spettacoli teatrali veri e propri, ci sono concerti veri e propri, ci sono spettacoli di cabaret, c'è veramente un po' di tutto, sfruttando quello che il luogo come scenografia ci offre. Qui al palazzo c'è una deliziosa scalinata che costituisce un palcoscenico naturale perfetto per ospitare il tipo di proposta che noi abbiamo selezionato, un tipo di proposta che, ripeto, può abbracciare l'evento culturale tout court, può abbracciare il grande classico teatrale, può abbracciare il concerto, può abbracciare il reading poetico. Addirittura ci sarà un evento in cui il pubblico potrà girare per il giardino e troverà una dozzina di attori in abito da sera che reciteranno poesie che verranno selezionate dal pubblico, scelte, le poesie verranno recitate ad persona direttamente. Per informazioni e prenotazioni www.liberipensatoripaulvaleri.com. Ma si scopre che è stato lo stesso a mettere in giro la voce, forse perché la sua carriera è a capolinea.